Nella notte abbiamo dato esecuzione ad un provvedimento restrittivo, ad un'ordinanza di custodia cautelare che è stata emessa dall'ufficio GIP del Tribunale di Rimini, che ha visto, diciamo, tratti in arresto quattro soggetti per varie fattispecie di reato comunque connesse al settore dello spaccio delle sostanze stupefacenti. Tra reati in contestazione tuttavia ci sono anche il possesso di armi abusivamente detenute, nonché episodi di natura estorsiva. L'episodio, clou che viene compendiato nell'ordinanza di custodia cautelare è quello afferente un atto intimidatorio che è avvenuto a Riccione nello scorso mese di marzo e che ha costituito ancora una volta tristemente una risposta data dagli ambienti criminali nei confronti di soggetti che avevano contratto nei periodi precedenti dei debiti legati all'approvvigionamento delle sostanze stupefacenti. Si tratta, come si può intuire, di un settore particolarmente dedicato a cui l'Arma presta costantemente attenzione e cerca di fornire, come oggi è stato possibile grazie al pronto intervento dell'autorità giudiziaria con cui abbiamo instaurato storicamente un ottimo rapporto di collaborazione, di poter dare ancora una volta delle risposte incisive, pronte e concrete nei confronti del cittadino, anche perché la nostra missione è chiaramente e solamente, diciamo, orientata nei confronti di quest'ultimo. Il rapporto col cittadino e quindi anche, diciamo, quello che è legato alla sua volontà, talvolta il coraggio di prendere decisioni come queste, di denunciare episodi delittuosi che lo riguardano, costituisce un aspetto per noi irrinunciabile, perché la nostra attività istituzionale sicuramente deve partire dall'attivazione di un rapporto costante, proficuo e efficace nei confronti del cittadino stesso. È solo tramite un rapporto di collaborazione che sia caratterizzato da questi aspetti di cui le ho appena parlato che la nostra istituzione, orientando opportune attività di natura investigativa o di prevenzione, può sicuramente rendergli un servizio maggiormente efficace possibile.